Grazie, intanto buongiorno a tutti, permettetemi innanzitutto di ringraziare a nome dell'Istituto e del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente che presiedo, eh, vorrei ringraziare sentitamente il Presidente del Parlamento europeo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Ambiente e il Direttore Generale dell'Agenzia europea dell'Ambiente proprio per essere, aver voluto tenere questo impegno anche a distanza di mesi, aver confermato la loro presenza. Eh, in questi giorni che hanno poi portato alla riorganizzazione dell'evento. Noi non avremmo mai pensato di eh, presentare l'annuario dei dati ambientali ISPRA, il rapporto Stato dell'Ambiente dell'Agenzia Europea, il rapporto di sistema in questa modalità ed in questo periodo così delicato per il nostro Paese e per il, per il mondo intero. Però permettetemi di esprimere una soddisfazione personale per essere riusciti nonostante tutto a diffondere queste informazioni così preziose sullo stato di salute del nostro ambiente. Permettetemi di dire che in questi mesi abbiamo tutti rivalutato, a volte direi riscoperto, alcuni valori fondamentali che appartengono al nostro quotidiano e soprattutto abbiamo compreso come il tema della sostenibilità, non solo in campo ambientale, non sia una delle opportunità, ma probabilmente l'opportunità per la ripresa del Paese e del nostro pianeta. Quella che prima qualcuno considerava un'opzione ora direi che è diventata una necessità. Lo ha ribadito a chiare lettere la Presidente von der Leyen nel suo discorso sull'azione coordinata dell'Unione Europea per combattere la pandemia Covid-19 e ha dichiarato la Presidente von der Leyen che nessuno era davvero pronto per tutto questo e poi ha aggiunto e ha chiesto che il punto di partenza... Per la ripresa dell'Europa, sia di rendere le nostre economie, società e stili di vita più sostenibili e più resilienti. E ancor prima lo aveva affermato a chiare lettere Papa Francesco, nell'Enciclica Laudato Sì. Papa Francesco, lo ricordo, il 24 maggio scorso ha voluto eh, indire un anno di riflessione a cinque anni dal suo documento, proprio per continuare a riflettere su quanto ci aveva proposto con l'Enciclica nel, nel, nel 2015. Eh, il Papa che ci ha invitato ad un'inversione di rotta ecologica per tutelare quella che lui stesso ha definito la nostra casa comune. E questo concetto lo ha asserito anche più volte lei, Presidente Sassoli, che ha assegnato ai leader politici mondiali una responsabilità storica in tema ambientale, invitandoli ad agire immediatamente e con coraggio per accelerare gli sforzi e per puntare più in alto. E tornando nel nostro Paese, mi piace anche qui ricordare le sue parole. Signor Presidente del Consiglio, che da subito si è dichiarato a favore di una politica ambientale orientata verso una più efficace transizione ecologica, adoperandosi affinché la protezione dell'ambiente, della biodiversità e lo sviluppo sostenibile fossero inseriti tra i principi fondamentali e al centro dell'azione istituzionale e dell'azione politica. L'attenzione ai temi ambientali da parte delle nostre istituzioni è dunque sempre molto presente, ricordataci costantemente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che proprio nel febbraio dello scorso anno ci ha reso l'onore di presenziare all'evento di presentazione del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente seguendo con grande interesse le attività e gli obiettivi che il sistema si andava prefissando e sta cercando di perseguire. Lo stesso Presidente a seguito dell'ultima COP25 ha chiesto che la presa di coscienza sulla necessità di tutelare l'ambiente, soprattutto da parte dei giovani, che hanno dato prova di grande sensibilità, si traduca in convinta e concreta operatività. Allora, per ripartire con il piede giusto, occorre ripensare e rivedere il nostro rapporto con l'ambiente, rivedere il rapporto con la natura, con i suoi abitanti, per evitare che situazioni come quella che stiamo vivendo possano ripresentarsi. Io credo che questa sia la direzione che bisogna intraprendere ed in questo la ricerca ha un ruolo fondamentale. Se c'è un'altra lezione che abbiamo appreso da questo periodo di emergenza sanitaria è che occorre investire ed implementare nella ricerca, io aggiungo nella ricerca pubblica. In qualità di Presidente della Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca ho voluto imprimere questo impulso al mondo della ricerca pubblica nazionale in queste settimane. Proprio perché sono convinto che il valore aggiunto del fare ricerca sia nel condurla in una logica di sistema e di condivisione a servizio del sistema Paese. Ed è lo stesso impulso che ho cercato di imprimere al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente a dimostrazione che è possibile e doveroso condurre anche attraverso la ricerca controlli ambientali, le attività di monitoraggio e di controllo sul territorio in una modalità, in una modalità condivisa e a questo proposito vorrei dire con orgoglio in questa occasione che le linee guida tecniche, i documenti che sono stati approvati dal Consiglio Nazionale, eh, del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente in queste settimane sono stati tutti approvati all'unanimità all da parte di tutti i direttori generali che fanno parte del Consiglio nazionale e vorrei citare un paio di esempi, credo particolarmente simbolici, per tutti che sono stati dibattuti, argomenti che sono stati dibattuti e ripresi dalle istituzioni. Le indicazioni sulla sanificazione delle strade nel periodo di emergenza sanitaria. E le indicazioni per la classificazione, raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, a cui proprio qualche giorno fa si è aggiunto un documento sullo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale, documenti che sono stati presi a riferimento dalle amministrazioni centrali e locali. Oggi presentiamo, come diceva la nostra moderatrice, l'annuario dei dati ambientali dell'ISPRA e il rapporto ambiente di sistema, che sono strumenti al servizio di cittadini, esperti e di istituzioni, non sono solo. Dei documenti speriamo fatti bene, ci auguriamo fatti bene, ma sono strumenti di servizio. Contengono dati e indicatori che forniscono un'idea precisa dello stato dell'ambiente nel nostro Paese, anche attraverso l'analisi di dettaglio delle singole realtà regionali. Dati che vi verranno forniti più avanti e sui quali non mi soffermo. Ma oggi, dicevamo, presentiamo anche il rapporto sullo stato dell'ambiente dell'Agenzia Europea, il SOER 2020, il State of the Environment Report, che delinea un quadro della situazione ambientale in Europa per il raggiungimento degli obiettivi, degli obiettivi strategici 2020 e di più lungo termine. Ecco, brevemente vorrei dire qual è il messaggio comune che emerge da tutti questi documenti, da tutti questi rapporti. Io penso che ce ne sia uno molto evidente, cioè che senza un intervento urgente nell'arco dei prossimi dieci anni noi non riusciremo a centrare gli obiettivi fissati nonostante gli indiscussi progressi compiuti nel corso degli ultimi vent'anni. E per raggiungere questi obiettivi diventa dunque indispensabile trasformare il vecchio modello di Europa attraverso politiche di contrasto al riscaldamento globale, incrementando le energie rinnovabili, tutelando le biodiversità e sviluppando e favorendo l'economia circolare. Entrambi i rapporti vengono dunque presentati in un momento in cui le istituzioni a livello nazionale ed europeo guardano con occhi nuovi all'European Green New Deal e mi auguro che quanto presto avremo anche noi il New Green Deal italiano. E, ehm, dobbiamo quindi essere in grado di trasformare questo momento in un'occasione per rilanciare un nuovo modello economico con un'attenzione maggiore all'ambiente, alla biodiversità che, lo vedremo più avanti, continua ad essere ancora minacciata eh, in maniera, eh, in mani in maniera eh, forte e continua. Dobbiamo quindi andare verso una trasformazione che sia industriale, ambientale, economica ed io aggiungo anche culturale. L'attenzione deve restare alta, mi avvio alla conclusione. Questa frase la stiamo sentendo tutti da molti giorni e in più occasioni. Questa asserzione credo che sia doverosa non solo per contenere l'emergenza sanitaria ma anche per arginare quella ambientale. E allora concludo eh, affermando che abbiamo tutti noi compiti importanti e sfide ambiziose di cui siamo pienamente consapevoli. Per accompagnare il Paese verso quello sviluppo sostenibile che, lo ripeto ancora, è l'unica strada da percorrere per il rilancio economico e sociale. E oggi, da, questo, da questa sede, in questa occasione, con orgoglio e senso di appartenenza, dico che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente è pronto ad affrontare questa sfida e sono anche convinto che tutti, cittadini, imprese ed istituzioni, siano e si sentano pronti in egual modo. Quindi grazie ancora per l'attenzione, grazie ai nostri, ai nostri illustri ospiti per la presenza e buon lavoro a tutti.